La città di Vittoria e la frazione di Scoglitti potranno finalmente contare sulla videosorveglianza. Tutto ciò grazie ai fondi del POC Legalità 2014-2020, progetto Vittoria Sicura pari a 250.000 euro, ad annunciarlo l'assessore comunale ai lavori pubblici Giuseppe Nicastro, che sottolinea il grande lavoro di impulso amministrativo svolto in proposito. Le opere sono state aggiudicate con determina numero 700 del 28 febbraio scorso. Saranno attivati, spiega Nicastro, sistemi di presidio tecnologico di ultima generazione, come annunciato nei mesi scorsi, che comprendono l'intero perimetro urbano, compreso la frazione di Scoglitti. Le telecamere saranno dotate nello specifico di un sistema che consentirà il controllo degli accessi in entrata e in uscita dalla città, anche e soprattutto attraverso la lettura delle targhe. Prevista altresì la realizzazione di una centrale di controllo che sarà installata in seno al comando della polizia locale, mentre il server sarà gestito dalla questura di Ragusa. Ci saranno dei punti sensibili in cui le telecamere, sia a Vittoria che a Scoglitti, saranno installate secondo una mappa strategica concordata con le forze dell'ordine. Sono 15 in tutto le telecamere con telelettura, mentre altre 23 saranno installate in ulteriore zone del territorio ritenute utili da monitorare. I dispositivi tecnologici garantiscono un'ottima qualità, soprattutto dell'immagine. Le telecamere sono dotate anche di illuminatori, oltre a un dispositivo che consente un controllo live dei flussi stradali e delle arterie principali di accesso alla città. I lavori di installazione prenderanno il via quasi subito, dopo i tempi tecnici relativi all'espletamento delle procedure di aggiudicazione.